Visto la quinta scorsa esercizi su come tracciare l'arco delle liste avendo l'equazione e viceversa come trovare l'equazione delle liste avendo, sembra che avevamo tre punti, anzi i due fuochi e la distanza, la somma delle distanze dei due fuochi, cioè applicando la definizione delle liste stesse. Allora, richiamiamo un attimo le forme che abbiamo usato. Le liste, la equazione la seconda fratto A, la seconda più la seconda su B, la seconda uguale. Queste liste A, semiasse orizzontale di lunghezza A, semiasse verticale di lunghezza B, se A è maggiore di B, i fuochi appartengono all'asse orizzontale e hanno coordinate quindi F1-C0, F2-C0, oppure se B è più grande di A, i fuochi appartengono all'asse delle Y e hanno coordinate 0 meno c e 0 più c. Dei due A e B, il semiasse più grande, quello che è più lungo, si chiama semiasse maggiore. Okay. Queste liste, come le liste che abbiamo visto fino ad adesso, incontra gli assi cartesiani in punti detti vertici danno coordinate A e meno A, l'intersezione con l'asse delle X e B e meno B, l'asse delle Y. In questo caso, se mi asse maggiore che l'orizzontale, i fuochi si trovano sull'asse delle X. Okay? Il punto medio dei fuochi si chiama centro. Punto medio del segmento F1 e F2 si chiama centro. In questo caso coincide con l'origine delle coordinate. Ok? È 0, 0. Se prendo le due coordinate dei fuochi e faccio il punto medio tra 0 e 0, le ordinate è 0. Le liste sono più c e meno c che fa 0 diviso 2 è ancora 0. Ok? Ma esistono le liste, così completiamo la notazione, che hanno il centro fuori dell'origine. Supponiamo che il centro sia in un punto di due semiassi di questo tipo. Questo è il centro F1 F2. Qui vale ancora la proprietà che un punto generico sulle liste ha somma della distanza delle fuoche F1 da F2 costante, ma l'equazione si modifica leggermente. Se il centro ha coordinate xc yc, x del centro e y del centro, allora l'equazione cambia in questo modo: non ho più x ma ho x meno xc alla seconda fratto a quadro più y meno la y del centro alla seconda fratto b quadro è uguale a 1. Molto simile alla precedente, che riutente quella vecchia nel caso che sia xc che y siano 0. Okay. Questo equivale a spostare l'origine del mio sistema di coordinate. Non vedremo invece, non trattiamo
il caso in cui l'ellisse abbia gli assi ruotati. In quel caso, oltre ai termini x alla seconda e y alla seconda, appaiono i termini misti x per y. Ok? Tutto chiaro? Se il centro non è l'origine delle coordinate, l'equazione diventa questa. Che vuoi così? Tutto chiaro? Ma quello che vediamo oggi ci basta questo. Ok? Se, ripeto, questa è l'equazione generica dell'ellisse che abbia gli assi paralleli agli assi coordinati e centro nell'origine, cioè x alla seconda e x alla seconda. Ok? Cioè il punto medio dei fuochi è l'origine. Se poi il semiasse maggiore è quello orizzontale, cioè a più piccolo di b, i fuochi sono sull'asse delle x, quindi la parabola dell'ellisse è schiacciata verticalmente. Se invece il semiasse maggiore è quello verticale, allora l'ellisse risulta schiacciata orizzontalmente e i fuochi stanno sull'asse delle ordinate. Ok? Esercizio. Prendiamo questa equazione x alla seconda fratto 1 meno 2k più y alla seconda fratto k più 4 uguale a 1. Per quali valori di k? Questa equazione rappresenta un'ellisse con i fuochi sull'asse delle x. Quindi le domande in realtà sono due. Per quale valore di k, la prima domanda è, rappresentano un'ellisse. Ok? Affinché rappresenti questa equazione un'ellisse, è necessario poter interpretarla in questi termini. Ok? A destra ho 1, siamo a posto. A sinistra c'è x alla seconda e sotto x alla seconda qui nell'equazione generica ho a 4 e qui ho 1 meno k. In quali casi 1 meno k posso considerarlo come un a 4? Cos'è che caratterizza questa grandezza? Il fatto che non sia negativa. Deve necessariamente essere strettamente positiva, ottimo. Quindi prima condizione. E 1 meno 2k deve essere maggiore di 0. Altrimenti non è un numero positivo, ma il più posso pensarlo come un a alla seconda. Attenzione, a è un segmento, è una lunghezza, quindi è sempre è di suo positivo, d'accordo? 1 meno k invece non lo so, dipende da k. Se k valesse 2, 1 meno 2k è negativo. Vale meno 3. Ok, quindi se k è meno 3 sicuramente quella non è un'ellisse. Ma lo stesso devo fare anche per b alla seconda povera, anche lui ha i suoi diritti. Anche questo termine deve essere interpretato come un b quadro, quindi deve essere k più 4 maggiore di 0. Ma il k che c'è qui e quello che c'è qui sono diversi? No. Quindi come faccio a metterli insieme? Un sistema. E siamo sistemati. 1 meno 2k maggiore di 0 k più 4 maggiore di 0. Questo problema, cioè questa proprietà, risponde a quale domanda di quelle che c'erano prima? Per quali valori di k questa equazione per quali valori di k è un'ellisse? Sappiamo solo che è un'ellisse se risolviamo questo sistema, non sappiamo se i fuochi sono sull'asse delle x o delle y. Questo lo vedremo tra un istante.
facciamo le cose per gradi. Tutto chiaro? Vi ricordate come si risolvono i sistemi di disequazioni? Meno male che siete sinceri, questa è una bella cosa. Risolvo la prima. Meno 2k maggiore di meno 1, la seconda sposto il k 4 a destra maggiore di meno 4. Qui per avere k a sinistra devo dividere per meno 2, ma se lo faccio questo cambia, quindi k minore di un mezzo, k maggiore di meno 4. Qui non servirebbe, ma insomma facciamo le cose come vanno fatte e si fa una tabella del questo. Allora di K, qui ho meno 4, qui ho un mezzo. Allora, la prima condizione è vera se K è minore di un mezzo. Vera, vera. Falsa. La seconda condizione è vera se K è più grande di 4. Falsa, vera. Sono vere entrambe nell'intervallo tra meno 4 e il mezzo. Ok? Quindi l'equazione è un'ellisse se meno 4 è minore di k è minore di un mezzo. Perché non posso prendere né il meno 4 né un mezzo? Nel meno 4 meno un mezzo sono soluzioni, perché? Perché non ho maggiore solamente maggiore. E perché ho messo solo maggiore? Ho dimenticato qualcosa o il fatto che ci sia solo maggiore ha un senso? No, perché altrimenti si otterrebbe 0. Se qui ci fosse un uguale avrei uno 0 al denominatore, questa equazione perderebbe di senso. Mai e poi mai metterò un denominatore uguale a 0. Ok, questo risolve la questione per quale valore di k è un'ellisse. Dobbiamo vedere dove sono i fuochi, se sull'asse delle x o sull'asse delle y. È chiaro? Allora, posto che comunque operiamo in queste condizioni, per esempio potremmo chiederci quando il semiasse orizzontale è quello più grande. Okay. E se fossero uguali avrei una circonferenza. Se però vuole che i fuochi ci siano e siano sull'asse delle x, è necessario che ci sia a maggiore di b. Quindi prenderò a e lo metto maggiore di b. Ok? Ritorniamo alla situazione. Devo tenere presente sempre, ripeto, questa. Comunque K deve essere tra meno 4 e un mezzo. La condizione A maggiore di B si trasforma in semplicemente in A quadro maggiore di B quadro, perché se il quadrato di A è più grande di B la cosa funziona ugualmente, così aiuto di avere un'espressione razionale, e prendo quello che c'è sotto x alla seconda, cioè 1 meno 2k, e voglio che mi chieda se e quando è più grande di k più 4. Vi ricordo che questo è a alla seconda e questo è. Se questo succede, i fuochi sono sull'asse delle x. Mi sono spiegato? Usare A quadro e B quadro è un trucco per rendere l'equazione più semplice, e comunque A e B sono segmenti, quindi sono comunque positivi. D'accordo? Questo e questo sappiamo che sono positivi perché vale questa condizione, l'abbiamo visto prima, e li confrontiamo. D'accordo? Attenzione, non posso dimenticarmi di questa. Questa equazione mi garantisce che sia un'ellisse.
quindi potrebbe essere che 1 meno k è maggiore di k più 4 perché k più 4 è negativo e l'altro no. Questo non mi va bene, devono essere positivi entrambi e voglio che questo sia più grande di questo, ok? Questo è già risolto, lo guardo solo dopo nelle soluzioni. Risolviamo questa equazione, questa disequazione. Porto i k a sinistra e i numeri senza k a destra, ho meno 2k meno k maggiore di 4 meno 1, quindi meno 3k maggiore di 3, k, come passo da qua a qua? K minore di meno 1. 3 diviso meno 3 fa meno 1. Ok? Tutto chiaro? Non è meno 1, no? Sì, 3. Ritorniamo alla tabella. Vado avanti? La riscrivo. Allora abbiamo meno 4 un mezzo e meno 1. Allora, la condizione meno 4 minore di k minore di un mezzo mi obbliga a buttare via tutto quello che c'è fuori di questo intervallo, perché in queste condizioni l'equazione non è più un'ellisse. Qui il primo denominatore è positivo ma il secondo è negativo, qui sono positivi tutti e due, qui c'è viceversa, okay? È un'ellisse solo in questa fascia tra meno 4 e un mezzo, quindi il resto non lo considero neanche, ok? Dopodiché ho che a alla seconda è maggiore di b alla seconda, quindi questa qui è vera, vera, è vera in questo caso e falsa in questo. Quindi le mie soluzioni stanno qua. In questo intervallo tra meno 4 e meno 1 l'equazione A rappresenta un'ellisse e B, il semiasse maggiore, è quello orizzontale. Ok, quindi meno 4 minore di k minore di un mezzo o un'ellisse. Ok? Meno 4 minore di k minore di meno 1, ho un'ellisse con i fuochi sull'asse delle x, cioè fatemelo scrivere qua sopra, a maggiore di b. Se k vale meno 1 ho una circonferenza, in quel caso A è uguale a B, e A quadro e B quadro entrambi valgono 3. Se invece, ma qui purtroppo ho finito lo spazio, K è compreso tra meno 1 e un mezzo, fatemelo scrivere nella riga dopo, posso girare pagina, allora ho un'ellisse con A alla seconda più piccolo di B alla seconda e quindi i fuochi stanno sull'asse delle y. Questa tabella, questo quadro finale 1, 2, 3, 4 punti completa la discussione di come si comporta quell'equazione
al variare di k, posto che voglio un'elisse. Ok? No. Dimmi. Quindi se invece abbiamo un problema del genere nel compito, quando facciamo, quando risolviamo le mettere tutti quattro. Sarebbe opportuno se la risposta minima è l'equazione rappresenta un'ellisse con i fuochi slash dx per k compreso tra meno 4 e meno 1. Altrimenti vi viene chiesto, discutere il variare di k, che tipo di ellisse, cioè A, discuti quando è un'ellisse, e B, distingui il tipo di ellisse a seconda di k. In quel caso si fa tutti i casi possibili immaginabili, incluso se c'è quello in cui sono delle circonferenze. Ok? Guarda l'interazione tra retta ed ellisse, tipico della parabola, ed è l'ultimo tipo di esercizio che facciamo sull'ellisse. Prendiamo per esempio questa equazione 4x alla seconda più 9y alla seconda uguale a 36, e la retta x meno y meno 7 uguale a 0. La domanda è determinare se ci sono i punti di intersezione tra retta e ellisse. Questa è un'ellisse. Ok? Boh, disegniamo intanto l'ellisse. Dividiamo tutto per 36, per le due in forma normale. Quindi A alla seconda vale 9, quindi A è 3, B alla seconda è 4, quindi B è 2, A è maggiore di B, i fuochi sono sull'asse X, C è radice di A quadro meno B quadro vale 9 meno 4, 5, radice 5. Quindi i vertici sono in 3 meno 3, 2 meno 2. Poi abbiamo la retta x meno y meno 7 uguale a 0, cioè y uguale a x meno 7. Se x è 0, y è meno 7, e y 0 se x è 7. Quindi la retta è 5. Qui è evidente che le intersezioni non ci sono, che passa da, no scusate, zero meno 7, qua, e 7 0. Non è proprio in scala, ma insomma, si vede che è ben lontano. Ok? Però
oltre al grafico è necessario verificarlo calcolando. Mettiamo un sistema dove mettiamo insieme l'equazione dell'ellisse e della retta e verificheremo che otteniamo un'equazione di secondo grado con un delta di che segno? Negativo. Se fosse positivo avremmo due intersezioni distinte. Se il delta fosse nullo, la retta è tangente. Se il delta è negativo, non ci sono intersezioni. Prendiamo l'equazione 4 inizio alla seconda più 9 inizio alla seconda uguale a 36 e x più meno 7 uguale a 0. La esplicito rispetto a y e sostituisco nell'equazione dell'ellisse. Ok? Qui viene 4x alla seconda più 9x meno 7 alla seconda uguale a 36. Sviluppo il quadrato. Tengo 4x alla seconda più 9 per x alla seconda più 49 meno 14x uguale a 36. Qui ho 4x alla seconda più 9x alla seconda più 441 meno 126x è uguale a 36. Controllate se ho fatto i calcoli giusti per cortesia. Ci mettiamo un po' di ordine. Giro pagina. Intanto faccio il calcolo. x alla seconda più 9x alla seconda fa 13x alla seconda meno 126x più 405 uguale a 0. 441 meno 36. Ok? Il delta vale 126 al quadrato meno 4 per 13 per 405. Alla seconda vale 15.876 meno 4 per 13 per 405 21.060. Meno 5.184. La retta è esterna alle liste. Come avevamo già intuito dai grafici. Come abbiamo già visto all'epoca quando abbiamo fatto le parabole, se avessimo avuto un delta nullo la retta sarebbe stata tangente. Se il delta fosse stato positivo, quindi tangente, quindi un solo punto di intersezione doppio. Se il delta è positivo, ho due punti diversi e qui sono i punti dove la retta è seccante. Ok? Se invece voglio prendere un punto esterno alla parabola, all'ellisse, e cerco le tangenti all'ellisse per quel punto, stesso discorso che ho fatto con la parabola, si prende il fascio di retta che passano per il punto dato,
si mette a sistema con le liste e si fa in modo che il delta sia 0 e si trovano le due tangenti. Se invece, in modo abbreviato, se il punto appartiene alle liste. Se voglio le tangenti per un punto che sta sull'ellisse, quindi se il punto appartiene all'ellisse, allora se l'ellisse x la seconda a la seconda più la seconda b la seconda uguale a 1, c'è una tecnica che non vi dimostro, ma però ve la cito. L'equazione si ottiene mediante la formula dello sdoppiamento, cioè si prende l'equazione dell'ellisse e al posto di x alla seconda lo sostituite con x per x0, dove x0 è l'ascissa del punto di tangenza e x alla seconda viene sostituito con y per y0. Quindi l'equazione della tangente che passa per il punto x0, y0 che sta sull'ellisse ha forma x per x0 diviso alla seconda più y per y0 su b alla seconda. Vedete che è l'equazione di una retta perché è di primo grado. Si può facilmente verificare facendo un esercizio in entrambi i metodi, quello vecchio con delta e questo. Anche se quello vecchio è più istruttivo senz'altro. Questo funziona solo se il punto è sulla retta. Se il punto è sulla lista, se no normale. Anche se il punto è sulle liste dà una sola soluzione. Se il punto è fuori dovrei trovarne due, ma questo non me ne dà. Come esercizio prendete questa equazione x alla seconda 4k più 4 più x alla seconda fratto 3 più k uguale a 1 e discutete per quale valore di k è un'ellisse e che tipo di ellisse è, cioè quando è che è il poco sull'asse delle x, quando sull'asse delle x e per quale valore di k è una circonferenza. Ok? E infine lo trovo. Questo è 1. Esercizio 2, data l'ellisse x alla seconda più 9x, x alla seconda uguale a 25. Trovare l'equazione delle tangenti con i passanti per pi 5 mezzi e 5 terzi. Non so detto bene. Ok. Basta così.